Vabbè, proprio. Sì, e voi sì, però potete diciamo il che serve, ottimizzare l'erato dal paziente, diciamo così. E si fanno le prime valutazioni sulla su queste stanze, secondo me va anche bene. Ne dobbiamo vedere prima che non diciamo con i monitoraggi. In più e lo sponsor ovviamente ti concede un ulteriore regolamento e dipende dalla quantità di pazienti che rispondono ai criteri di inclusione. Non è questa fase che decidi se fanno un buono o sì, decidi solo se sì. E il senso è questo, è offrire una strategia terapeutica nuova che non serve farmaci. Non hai, a quei una serie di fan non hai accesso, quindi facendo sperimentazioni, ma non solo di fase 1, qualunque fase, allarghi rispondere a una terapia convenzionale. Certo. E quindi si offre una. Quindi il paziente deve assumere un rischio, il paziente beneficia di un vantaggio terapeutico che altrimenti non esisterebbe, perché fuori da queste condizioni non si possono somministrare farmaci sperimentali, soprattutto in quelli di fase 1. Non entra in nessun piano di uso compassionevole. Yeah. Io se potrei rotto un quarto, lo sapevo che potrei dormire all'asilo. Professore, l'importanza di questo trattamento sperimentale.
Si tratta sicuramente di una svolta epocale, non soltanto per la sanità ma anche per la ricerca in Puglia e in particolare per l'Istituto di Gastroenterologia Nazionale Saverio De Bellis. Il significato va molto al di là della semplice possibilità di offrire al paziente una ulteriore cura, evitando o perlomeno limitando i cosiddetti viaggi della speranza. Rappresenta molto di più, dicevo, perché per poter effettuare questo tipo di trattamento ci sono stati numerosi controlli da parte dell'Agenzia Italiana per il Farmaco, l'AIFA, che ha quindi certificato la nostra capacità di trattare il paziente e tutto quello che c'è dietro, un semplice, tra virgolette, semplice trattamento, è stato quindi certificato secondo quelli che sono i parametri di assoluta eccellenza e assoluta qualità. Poter quindi presentarsi al paziente sapendo che qualcuno ha controllato come tutti questi percorsi avvengano e avvengano nel modo corretto, ci dà da un lato l'orgoglio di poter essere sempre più vicini alle aspettative e alle esigenze del paziente e dall'altro per il paziente rappresenta una sorta di certificato, di bollino di qualità per la struttura e naturalmente questo non può che essere motivo di grande soddisfazione per tutti quelli che lavorano qua dentro, ma direi un po' per tutta la nostra regione.